Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e continuiamo la rinascita con Super Mario Balotelli, signori. Jordi Alba intanto è passato a Manchester United per 25 milioni di euro. Ciò fake, signori, piccole, piccolezze, piccolezze. A noi non interessa, dobbiamo guardare, ha costato come sempre, dobbiamo guardare il nostro e dobbiamo sempre cercare di fare meglio. Allora, noi in campionato siamo terzi. Ottimo. Ottimo, terzi significherebbe cosa? Conference League? Boh, non ci capisco niente con questi colori, blu, verde, arancione, boh, non ne ho più l'idea, non ne ho più l'idea. Vediamo un attimino le attività, dopo vediamo gli allenamenti, dopodiché ci spariamo le tre partite. Grande prova, sei giocatore, bah, mi sono rotto le scatole di essere sempre giocatore del mese e continua a impegnarti, dai, che paranoia, che cavolo, veramente, ogni volta sempre. Sono il giocatore del mese. Bene, va bene, abbiamo capito, basta, scade fra 6 giorni, ma l'abbiamo fatto più di una volta essere il giocatore del mese. Investimenti 2, cosa vuol dire? Requisizione al termine, c'è qualcosa di nuovo? O no? No, allora perché mi dava requisiti non soddisfatti? In corso, requisiti non soddisfatti, disponibile, 150.000. Ma che sei scemo? Aspetta, no, aspetta, forse lo posso ritirare. Non ho letto, non ho letto bene. Dov'era? Investimenti. Catene di ristoranti. Linee di abbigliamento disponibili. Ah no, lo devo andare a fare. No, no, non ce li ho. Non ce li ho i soldi. Su, lo lascio proprio a zero a Balotelli. È vera e verità, però. Proprio così, no. Facciamo gli allenamenti. Possiamo fare gli allenamenti? Forse sì, forse no. Sì, possiamo fare gli allenamenti. Che cosa carina. Scendiamo in campo per giocarci le prossime tre partite e vediamo se almeno in questo video riusciamo a trovare la nostra avversaria di Conference League, signori. Intanto dobbiamo puntare al campionato. Dovremmo avere anche il ritorno di Coppa, se non sbaglio. Può essere, non mi ricordo. Comunque, intanto andiamoci a giocare la partita con Balotelli contro l'Istanbulspor, che è partita di campionato. Partita di campionato dove ci servono i 3 punti, signori. Dobbiamo cercare di iniziare a incanalare delle vittorie giuste, perché se no siamo messi veramente male. Siamo messi veramente male, perché dobbiamo riuscire. Io l'ho detto nello scorso video, l'obiettivo principale è il campionato. Sarà L'obiettivo principale è il cambiato, terreno campionato. rallentato, classico tempo da lupi, Perché poi la palla da Coppa Cirri, e il dà e fascio di questa sfida. il e la Gobert è Conference pronto a Cup questa sono palla. troppo casuali. Vabbè che noi potremmo anche giocarci le partite se dovessimo raggiungere degli obiettivi importanti, tipo dovessimo raggiungere la finale di Coppa o una semifinale di Coppa, una semifinale di Conference League, ce le andremo a Andare giocare. corta Intanto qui. Balotelli, Balotelli, Ha avuto il Balotelli, Balotelli, pallone per bloccare no, subito Balotelli mio. Mannaggia, dovevo andare leggermente un poco più avanti. Ho deciso di tirare troppo presto, ho deciso di tirare troppo presto. Punizione per gli avversari. Attenzione, Balotelli lo falcia. Cambiato Bello duro, fuori così. tempo, potrebbe anche Ah, si è starci preso il già. giallo. L'arbitro estrae il giallo per Esagerati. questo Ah, gliel'ha fatti intervento. la Sanzione punizione. corretta, non è un Bastardi. fallo Gli cattivo, fatti però la una punizione punizione. ci sta tutta. Mamma mia la traversona. Mamma mia la traversona. Esce Cambiato portiero. poco, Grande torna in portiero. piedi, Balotelli finisce a questo. terra. Rigore. Attenzione, al 30°. Io lo tiro sempre centrale, signori. Lo tiro sempre centrale. Non me ne voglia nessuno. Io lo tiro sempre centrale. Uno. Due, Possono caricato sbloccarla perfetto, dal non dà nessuna dischetto. schermata, rigore centrale, Non sbaglia dal dischetto. Balotelli, Super Mario, Super Mario, che ha messo incinta qualcun'altra, festeggia con un nuovo bebè, ha messo incinta pure lì in Turchia qualcuno, va bene, dedicato uno dei suoi tanti figli dispersi per il mondo. Balotelli parte subito in contropiede al 32°. Il pallone è per lui, la Dana. Vediamo se Balotelli la chiude. Balotelli, Balotelli fa fuori il difensore centrale. Attenzione, Balotelli, Balotelli la tiene, Balotelli Sbordare la tiene. adesso. E c'è il gol. Portiere battuto ancora. 2-0, Due Super reti di Mario vantaggio adesso. Balotelli. Doppietta, sigillo. È partita portata a casa. Va bene così, va bene così. Grande Super Mario. Ancora rigore. Attenzione per la tripletta. Per la tripletta di Super Mario, dove la tirerà? La tirerà al centrale? Non si sa, ma Mario ci crede, Mario ci crede. Attenzione, rincorsa, il tiro ancora Al centro centrale. C'è il Nascimento. 3-0, tripletta per Super Mario che si prende il pallone e se ne va, basta, è finita, 3-0. Tanta roba, bravo Mario, bravo Mario. Attenzione, occasione per la Dana, ancora noi sulla fascia, col rojo.
Balotelli si trova unica punta proprio tra centrocampo e tra centrocampo e difesa. Si fa dare il pallone, il Rojo la richiede, bellissimo il passaggio per il Rojo, che 1-2 cerca un compagno libero, Balotelli, mamma mia, Super Mario sfiora il gol del 4-0 al 54esimo. Ancora la Dana Sport in attacco, vediamo se Mario non è riuscito, 61esimo, ancora la Dana Sport. L'Istanbul c'ha un uomo in meno, attenzione, lo sto notando solo adesso che c'ha un cartellino rosso. Mario si fa dare la palla lì al limite dell'area di rigore. Mario che entra in aria, Mario la piazza, 4-0, va a festeggiare con i tifosi. 4-0, 4 gol per Super Mario, partitona, è finita? 4-1, attenzione, l'Istanbul Spor ne mette a segno uno, nonostante l'uomo in meno, nonostante il risultato pesantissimo. No, me la devi dare meglio la palla, me la devi dare alta, non così. 79, vedi, ci sono queste partite che ti fa fare tantissime azioni, ci sono quelle in cui niente, risultato bloccato e tre azioni e finisce lì praticamente. Attenzione ancora, Balotelli, vediamo se è come prima, ci prova, Balotelli! Stavolta non è riuscito il giochetto di Super Mario, che poi falcia l'avversario, l'arbitro arriva, doppio giallo per Balotelli. Ma non aveva già ammonito, che gli aveva dato la punizione. Scusate, non mi aveva già ammonito. Che gli aveva dato la punizione, cartellino giallo. Dettagli, graziati dall'arbitro. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione. 4-1, Balotelli si prende il pallone e se lo porta a casa. Va bene così. 3 punti portati a casa. Zitti, cacchio. E questa è già una cosa importante. Sì, 3 punti sono stati tanta roba. Va bene così. Vediamo ora chi è il prossimo che si metterà sul nostro sentiero. Cazzo, offerta di trasferimento, oggi ho ricevuto e accettato un'offerta da parte della formazione Reigns. Il tuo agente è riuscito a spuntare una spesa di 60.000, fammi sapere se intendi accettare questa proposta, se preferisci rimanere qua con noi. Attenzione, il Rennes ci vuole, ma noi rifiutiamo, a parte il fatto che mi sei di squadra di merda, però. Ma che ho fatto? Io l'ho rifiutata? No, sì, l'ho rifiutata. Ok, niente. Che facciamo? Ci andiamo a Rennes. Ma che cazzo lo dici? Balotelli, 9 milioni e 7. Non se ne parla proprio, signori. Noi rimaniamo in Turchia, vinciamo il campionato turco e poi a maggio chiederemo il trasferimento nell'attesa di qualche squadra degna del nostro nome. Prossima partita contro il Konyaspor. Giochiamo sempre con Balotelli e andiamo in campo. Dai, così bella la prestazione, Balotelli. Una tripletta pulita. No, ne abbiamo fatto 4. Abbiamo fatto 4 gol. Scusa, che cosa conti? 4 gol abbiamo fatto la scorsa partita. Dai così. Me gusta. Dobbiamo vedere anche la classifica cannoniere, signori. Che secondo me la stiamo stravincendo a mani basse. Partita iniziata. Occasione per la Dana Sport, palla sulla fascia destra, noi attacchiamo da destra a sinistra, siamo sulla fascia destra della squadra, attenzione, subito cercato Balotelli che deve cercare un movimento intelligente, Balotelli lo trova, Balotelli riesce a entrare in aria, Balotelli, no, l'abbiamo tirata fuori e perdiamo 1-0, ma porca miseria, la stiamo già a perdere. Balotelli vede il compagno. Attenzione, Balotelli si è fatto ridere la palla nel posto giusto. E dalla curva si alza un solo grido. Super Mario Balotelli ha segnato col numero 45. Super Mario Balotelli. Già siamo al 70esimo, noi siamo dall'altro lato del campo. Ma porca miseria, perché sti bug terribili? Scusate, ce l'ha ammazzato, non vorrei dire, ma ce l'ha ammazzato. Cioè, ma tu ti immagini? Tre azioni abbiamo fatto. La scorsa partita me ne ha fatte fare 50. Mi sono riuscito a fare 4 gol. Questa 3 azioni. Ma dai, però non è giusto così. Dovrebbe dare un minimo di coerenza. Dico, fa 5 azioni, no. Come fa uno? Devi proprio sfruttare tutte le occasioni che ti vengono. È incredibile. Così
Non è fattibile, ho fatto 0. Falliti 3 obiettivi su 3. Boh, non... Sto gioco c'ha dei meccanismi strani, dico, non si gestisce così la situazione. Comunque, andiamoci ad allenare, non ci pensiamo, stiamo tranquilli, simuliamo tutto, il nostro Balotelli si avvicina sempre di più a un 78, no, siamo riscesi, vabbè, dettagli. Non facciamo caso assolutamente a nulla, andiamo avanti, dovremmo avere ora il ritorno di Coppa, infatti, che l'andata abbiamo vinto 2-1 se non sbaglio, se non ricordo male. Andiamoci a partire che cosa? Andiamoci a giocare la partita, sì, l'andata l'abbiamo finita 2-1 per noi, quindi abbiamo un piede al turno successivo, vediamo di riuscire a metterci anche l'altro e passare il turno, vediamo se ci riusciamo. La vedo trubola, ovvero la vedo difficile, la vedo, no, trubola no, però dipende se, dipende come gira il gioco, se si blocca sul fatto che dobbiamo, deve farci fare due azioni e di cui loro devono già andare 2-0 senza che noi possiamo fare nulla, allora al terzo minuto, ok, partiamo noi. Un gol adesso sarebbe ottimo, il Rojo, noi attacchiamo da destra verso sinistra, il Rojo c'ha la palla sulla fascia sinistra, pallone che rimane al centrocampo però, non sappiamo a chi darlo, Balotelli, bello così, per il Rojo. Che si muove al centrocampo, noi siamo in fuorigioco, il Rojo, porca miseria, che gol del Rojo, signori, è andato a levare le ragnatele dall'angolo, dall'angoletto in alto, 3-1, e penso partita in cassaforte, 1-0 ovviamente il risultato parziale, ma 3-1 il risultato totale fra andata e ritorno. Attenzione perché Balotelli parte in contropiede, Balotelli parte, è troppo largo, siamo troppo larghi signori per una sterzata, riusciamo a entrare in aria, Balotelli ci mette anche lui il sigillo, 2-0 provvisorio, 4-1 totale, e va bene così, è partita ormai in cassaforte. Siamo al 42esimo, calcio d'angolo ancora per la Dana Sport. Pensare che con questi ci abbiamo perso in campionato, cioè non ci posso credere. Con questi ci abbiamo perso in campionato, in due partite li abbiamo asfaltati. Balotelli cerca il cross, niente da fare, però un buon tentativo di passaggio, è finita così. Cioè siamo passati dal 42esimo del primo tempo, finita. Continua, non capire bene come funzioni questo gioco, però mi sta bene. Quando gira a nostro favore mi sta bene. È di lusso signori. 2-0, totale 4-1 fra andata e ritorno. Cioè siamo portati a casa pulita, va bene, quantomeno abbiamo passato un turno di coppa. E non è male. Va bene così. Allora, andiamo avanti. È passato il Fenerbahce, c'è passato il Karagümrük, è passato il Sivasspor che elimina il Beşiktaş. Attenzione. Va bene. Vediamo com'è la situazione. Voglio vedere sia la classifica. Voglio vedere sia la classifica cannonieri, sia se è uscito qualcosa per quanto riguarda la conference. Siamo quarti, mamma mia, siamo lontanissimi, una partita in meno, però attenzione, abbiamo una partita in meno come il Beşiktaş, siamo a 43 punti, quindi siamo a 4 punti dal primo posto, 4 punti dal primo posto che è preso dal Galatasaray. Non è la migliore delle situazioni. Allora, andiamo a vedere un attimino il campionato, il calendario, vediamo se sono stati sorteggiati sti turni di conference. La coppa ce l'abbiamo l'8 febbraio, ok, la conference niente, ma non ci siamo qualificati per la conference, non lo capisco, non ci fa giocare niente. Vediamo statistiche giocatori. La classifica vede Balotelli primo con 20 gol in 20 partite. Secondo Joao Pedro del Fenerbahce con 17 gol in 21 partite. Va bene. Okaka sesto, 14 gol in 21 partite. Borini 11 gol in 19 partite. Mertens 10 gol. Un bel campionato. Luis Adriano 15 gol in 18 partite. Un bel campionato quello turco comunque. Giocatori interessanti. Musa, Gesè, Rossi, Pereira, vabbè, l'importante è che noi siamo cannonieri. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!